All'Argentina arriva una clamorosa indiscrezione. Icardi avrebbe detto no alla proposta di rinnovo con l'Inter. Una situazione che adesso, col contratto in scadenza 2021, può aprire le porte ad un addio a fine stagione. Parole severe quelle di Leonardo su Higuaín. L'argentino è stato messo spalle al muro. Deve prendersi le sue responsabilità, ha detto il dirigente rossonero. Adesso il rischio è di un rapporto incrinato tra calciatore e club. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. TMV News particolarmente ricco e che si apre con l'indiscrezione che arriva dall'Argentina, secondo la quale Icardi avrebbe detto no alla proposta di rinnovo del contratto dell'Inter. Tra l'altro anche Vandanara dall'Argentina, intervistata dai media argentini, fa sapere che il rinnovo è molto lontano e dunque si crea una situazione davvero preoccupante per l'Inter. Saluto subito qui accanto a me Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Ben ritrovato. E allora parliamo subito di questa situazione, perché è davvero una bomba quella che arriva dall'Argentina. Sì, una notizia molto importante. La prima indiscrezione di TIC Sport, questo media tra i principali argentini, a cui Vandanara di fatto in maniera confidenziale ha detto che la trattativa per il rinnovo finisce qui perché non è stato trovato un accordo. Poi questa dichiarazione ufficiale ad AS, sempre in Argentina, in cui ci va un po' più morbida Vandanara, però comunque conferma quella che è la linea. Il rinnovo del contratto con l'Inter è molto molto distante, ricordiamolo. Questa è una trattativa che va avanti da diverse settimane, mesi, forse anche anni, tra Vandanara e l'Inter. Vanda vuole fare di Icardi il secondo giocatore più pagato della Serie A, alle spalle di Cristiano Ronaldo. Crede che Icardi, che in questo momento guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione, debba guadagnare quanto Gonzalo Higuaín, il centravanti del Milan, che di milioni l'anno ne guadagna 9. L'offerta presentata dall'Inter è un'offerta molto più bassa rispetto allo stipendio del Pipita, che non soddisfa in alcun modo il giocatore, il suo entourage. Il problema è che Icardi ha il coltello dalla parte del manico, perché in estate si attiverà questa clausola rescissoria, 110 milioni di euro, valida solo per l'estero e quindi soprattutto per il Real Madrid, che è il club più interessato al giocatore. In estate rivoluzione in casa Real dopo questa stagione fino a questo momento fallimentare. Icardi è uno dei primi obiettivi. Mauro Icardi vuole andare al Real e sa benissimo che a queste cifre, a queste condizioni, può andarci tranquillamente. Vedremo se ci sarà una risposta dell'Inter. Finora, da quello che trapela da casa Inter, c'è abbastanza tranquillità, anche perché le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana. In questo momento Vandanara, guarda caso, è proprio in Argentina, però insomma l'uscita è stata di quelle importanti. Ad oggi le parti sono molto molto lontane. Eh sì, va aggiunto insomma che tra le parti probabilmente non è mai scattato un gran feeling, anche per le dichiarazioni che ci sono state di volta in volta a proposito di questa questione. E va detto che inevitabilmente a questo punto l'Inter deve anche iniziare a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto di Icardi. Sì, tu eri a Milano, Lorenzo, al Gran Galà, quando Ausilio, proprio al replica di alcune dichiarazioni di Vandanara, parlò di parole folcloristiche del procuratore, della moglie agente di Mauro Icardi. E quella fu una risposta molto pesante. Ci tornò sul tema anche Giuseppe Marotta, che da poco si era insediato nel ruolo di AD dell'Inter. Vandanara anche in quell'occasione, poco prima di Natale, attaccò in maniera piuttosto dura e pesante l'Inter, dicendo appunto di un club nerazzurro che aveva provato addirittura nell'estate precedente a mandare Icardi alla Juventus, e solo il giocatore, solo la volontà del giocatore di fatto non fece chiudere quella trattativa. I rapporti sono davvero ai minimi termini, perché Icardi crede di dover essere trattato come capitano dell'Inter, come uno dei giocatori più importanti al mondo, e di guadagnare come tale. L'idea dell'Inter è anche un po' diversa. Questo va aggiunto un dettaglio: nel frattempo l'Inter ha chiuso un accordo con Diego Godin per le prossime due stagioni da 6 milioni di euro netti a stagione, più rispetto a quanto guadagna in questo momento Icardi. Io credo che il capitano nerazzurro l'abbia vissuta questa trattativa anche come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso le parti sono davvero lontanissime. E quindi oggi, se tu dovessi spendere un nome per un eventuale sostituto di Icardi, quale potrebbe essere? Io dico Christoph Piontek ad oggi come nome per l'Inter, perché è un giocatore che è al centro di una asta vera e propria di calciomercato. Però l'Inter, con i soldi di Icardi, 110 milioni di euro, potrebbe spenderne una metà per mettere le mani su Piontek e bruciare la concorrenza. Tra l'altro con il suo procuratore Gabriele Giuffrida c'è anche un ottimo rapporto, e quindi credo, dovesse andare via Icardi, Piontek sarebbe il primo nome. Però a quel punto l'Inter avrebbe budget a disposizione, sì, anche per acquistare un altro giocatore. Sarebbe un bel acquisto, anche se potrebbe trattarsi di una mezza scommessa, non tanto per il valore del giocatore quanto perché bisognerebbe vedere se riesce a digerire il salto dal Genoa
ad una big come l'Inter. In tanti sostengono che questo rischio non ci sia. Ieri parlavamo anche delle parole di Boniek, che sosteneva come Piontek sia in grado di segnare al Milan o al Real senza dover assolutamente sopportare il rischio delle pressioni. Adesso però ascoltiamo anche il parere di Beppe Bergomi su tutte le altre questioni di mercato che riguardano proprio i nerazzurri. Beppe Bergomi, grande bandiera dell'Inter, lo abbiamo avvicinato durante la manifestazione di moda Pitti, la kermesse internazionale di moda che si sta svolgendo a Firenze. Vediamo. Fino a questo momento che voto dai alla stagione dei nerazzurri? Ma io do un voto positivo. Poteva essere positivissimo se avesse passato il turno in Champions, ma dobbiamo sempre ricordarci da dove partiva, dalla quarta fascia in un girone molto difficile, e quindi sarei giocata fino alla fine. Poi rimane l'amaro in bocca perché la partita con col PSV in casa si poteva vincere, magari giocare in maniera diversa. Ecco. Però per il resto sta facendo quello che deve fare. Io penso che è una squadra che deve consolidare il posto Champions e poi fare un percorso europeo, adesso visto che c'ha l'Europa League, il più avanti possibile. Ecco, per quanto riguarda il presente e il futuro, l'Inter naturalmente guarda ad ampio raggio, ha praticamente chiuso l'affare Godin. Che cosa pensi di questo difensore? È l'uomo giusto soprattutto per pensare di poter vincere subito? Ma guarda, l'Inter, la coppia centrale di difesa è molto forte, perché i De Vrij e Skriniar sono giovani e bravi, con Miranda dietro. Miranda vuole trovare ancora spazio, è un ragazzo che io conosco e ha ancora il fuoco dentro per andare a giocare, allora è giusto che trovi una sua strada. E Godin è perfetto per arrivare, ma non pensiamo che Godin possa fare quello che fa Miranda. Godin arriva per giocare titolare nell'Inter, perché è un leader carismatico, perché è uno che ha vinto e ti insegna a vincere, insomma, a chi gli sta vicino. Quindi è un giocatore, secondo me, importante per l'Inter ed è un bel acquisto. E tutto questo allora può far pensare ad una partenza clamorosa, magari quella di Skriniar, visto che l'Inter una cessione deve farla? Spero di no, perché Skriniar è un giocatore straordinario, è cresciuto tantissimo, è un giovane, insomma, che può fare sicuramente meglio, sono quei giocatori in ascesa, ecco. Poi non lo so che cosa farà l'Inter, però l'Inter deve pensare e ragionare da grande, cercare di, in questo momento, di tenere tutti i pezzi migliori. Capisco anche che prima di giugno deve sacrificare qualcuno, ecco. Vedremo cosa farà, insomma, però Skriniar è un elemento che non lo darei via. Per quanto riguarda il centrocampo, cosa pensi di questa ipotesi Herrera? È un giocatore seguito da molte big, visto che va in scadenza a giugno. Potrebbe essere anche come caratteristiche un giocatore giusto per l'Inter o no? Bisogna capire che idee di calcio ha in testa Luciano Spalletti, perché in questo momento sta privilegiando giocatori di palleggio, perché non trovano più spazio i Vessino, i Gagliardini, ma gioca João Mario, gioca Borca Valero, hai capito? Gente che palleggia. In più deve recuperare Nainggolan. Come valore assoluto Herrera è un giocatore importante, questo sicuramente, ecco. Però bisogna prendere giocatori funzionali al sistema di gioco, è quello che ha in mente Luciano. Quindi da questo punto di vista, se devo valutarlo per quello che è un giocatore importante, proprio per capire se si inserisce bene nel contesto dell'Inter. Ecco, uno degli interrogativi è proprio questo: Herrera può essere davvero funzionale al centrocampo del futuro dell'Inter? Può essere l'uomo giusto oppure servono altre caratteristiche? Ma sì, secondo me sì, è un buon giocatore. Il discorso di Beppe Bergomi non fa una piega, perché stiamo parlando di un buon giocatore, di un ottimo giocatore, ma non stiamo parlando di un fuoriclasse. Cioè Herrera non è Luka Modric, quel giocatore che acquisti a prescindere da quello che è il tuo modulo, perché è un giocatore su cui, attorno a cui costruisci la squadra. Herrera è un buon giocatore che può, secondo me, sposarsi comunque bene alle caratteristiche dell'Inter di Luciano Spalletti. Ma ad esempio Spalletti resterà al 100% sulla panchina dell'Inter il prossimo anno? Questo è un altro interrogativo. E quindi è un giocatore funzionale, ma non è un giocatore superiore ad esempio a Marcelo Brozovic nel complesso. Non è un giocatore, non sposta gli equilibri, non sposta gli equilibri. Quindi sì, l'Inter deve prenderlo, ma senza fare follie di mercato. Non è un calciatore che può valere 6-7 milioni di euro netti a stagione all'anno di ingaggio, per intenderci. Quindi fa bene l'Inter a puntarci, ma insomma poi vedremo. Spalletti sicuramente, se resterà Spalletti, avrà l'ultima parola. Sentiamo se la pensa come te anche Lele Adani, che su Herrera le idee molto chiare, anche lui l'abbiamo avvicinato a Pitti. Vediamo. Allora, Héctor Herrera ne parlo da 7 anni, nel senso non è una scoperta. Ovvio che immagino che queste squadre non abbiano potuto prenderlo prima per il costo, però poi nella scelta di andare in scadenza diventa un giocatore da prendere. Anche come caratteristiche farebbe comodo all'Inter, perché insomma, è diverso da Modric. Ma è lui è un incursore, eh? Una mezzala che ha giocato anche tra l'altro con diversi tipi di allenatore, quindi posso giocare benissimo e svolgere diverse richieste come interno di centrocampo.
voglio dire, ha avuto tanti maestri nel suo percorso. Sì, non è troppo di costruzione, più di inserimento, però nel calcio italiano servono questi centrocampisti che arrivano da dietro coi tempi giusti. Da grande conoscitore anche del Brescia, Tonali è pronto per un grande salto di qualità? È tutto da vedere. Sulle qualità credo di sì, abbia conquistato un po' tutti, ma poi da vederlo, innanzitutto in Serie A, perché lui fa la Serie B, e poi dopo arriva a vederlo già in una grande squadra, secondo me Tonali merita anche per il ragazzo un po' di tempo. Nandez potrebbe arrivare al Cagliari, sei un grande esperto anche di calcio sudamericano, che giocatore è? Allora, Nandez è un uruguaggio che farebbe bene a tutti, ancor più al Cagliari, perché è un ragazzo che può fare tanti ruoli, con intensità, con intelligenza, con grinta, con una discreta qualità. Voglio dire, ha fatto tante partite da titolare al mondiale con l'Uruguay. Sicuramente un giocatore eclettico per il centrocampo. Un'ultima domanda sempre sul dal punto di vista del calcio sudamericano. Brazão, lo conosci, questo portiere che Slinkes sta seguendo e che potrebbe acquistare? Sì, però sui portieri dobbiamo stare attenti, perché portieri, se vi ricordate anche Alisson, ha migliorato in Italia, perché le qualità che aveva fatto vedere all'Internazionale, poi dopo ha dovuto ridiscuterle e incrementarle in Italia. E anche questo ragazzo, che è molto giovane, non ha tantissime partite, va rivisto. L'ultimissima davvero su Paquetá, che cosa aspettarsi, se non immediatamente, magari a partire dalla prossima stagione? Un giocatore che per adesso avrà colpi, sicuramente, tra la linea di centrocampo dei mediani e quella della punta. Lui lavora in quella fascia. Ha colpi, ecco, quello che dovrà fare lui, dovrà essere bravo il Milan, ad avere poi da lui il rendimento sulla performance dentro tutti i 90 minuti e non solo con di giocate sporadiche. Le parole di Adani su Paquetá ci consentono di aprire il capitolo dedicato al Milan e in particolare a Higuain. Le parole di Leonardo sull'argentino hanno fatto rumore e soprattutto hanno messo spalle al muro l'ex juventino, hanno chiamato alle sue responsabilità, deve pedalare, insomma non è piaciuto l'atteggiamento in campo, anche fuori dal campo da parte di Higuain. Sì, non è piaciuto, il rapporto non sembra assolutamente quello estivo. Mi è sembrato a Lorenzo una piccola forzatura arrivata non a caso in pieno calciomercato. Nel senso che Leonardo, che a fine dicembre ha provato a mettere in ponte, senza riuscirci almeno per il momento, lo scambio Higuain-Morata, sa che Higuain piace ancora molto a Maurizio Sarri. Aumentare il malcontento nel Pipita, secondo me, può portare anche a qualche clamorosa rivelazione o clamorosa trattativa di calciomercato anche nelle ultime due settimane. Sempre a Pitti era presente oggi un grande ex attaccante come Bobo Vieri, e allora Vieri ha parlato di Higuain ma anche di altri temi calcistici. Andiamo ad ascoltarlo. No, ma è un momento un po' così, però si è sbloccato settimana scorsa, no? Quindi, ma lui secondo me, per me lui è l'attaccante più completo che c'è in Italia, ci sta che per qualche partita non fa i gol, no? Quindi per me è che se non fa gol lui viene fuori un casino, se lo fa, non fa gol un altro viene fuori niente, no? Quindi i grandi bomber hanno sempre questa responsabilità. Piontek ti piace? Sì? Piontek del Genoa. Bravo. Però comunque bisogna vederlo quest'anno, prossimo anno, insomma, non è che perché uno fa 10-12 gol, bisogna dire che è un fenomeno, o comunque uno è bravo, io dico sempre che uno è bravo quando fa per 3-4 anni più di 10 gol all'anno, no? Parliamo di Quagliarella, no? Certo. È Quagliarella che sta andando alla grandissima, ha fatto 9 gol di fila, no? Merita la nazionale? Nazionale, ma penso che ci andrà, quindi lui sta facendo un grandissimo campionato. Non cambia niente neppure dal punto di vista degli scudetti, perché anche quest'anno vince la Juventus senza problemi? Sì, ma si sapeva, dai, sono troppo più forti, no? Quindi poi hanno preso anche Ronaldo, che è stratosferico, no? Quindi per le altre squadre è veramente dura, però comunque è un bel campionato, equilibrato, il Napoli è sempre lì, l'Inter sta facendo bene. Quindi anche se sono avanti non è ancora finito, dai, comunque sono tante squadre che lottano per il secondo, terzo e quarto posto. Restando su Higuain e commentando anche le parole di Bobo Vieri, come prenderà poi lo stesso Higuain le parole di Leonardo, perché abbiamo visto che Higuain insomma è un giocatore che dal punto di vista dell'atteggiamento non sempre riesce a recepire bene le critiche. Appunto per questo credo che le parole di Leonardo, che uno che pesa e soppesa molto bene le sue dichiarazioni, siano arrivate non a caso. Io credo che queste dichiarazioni possano sinceramente portare anche a una rottura tra Gonzalo Higuain e il Milan.
proprio perché sullo sfondo, lo sappiamo, c'è il Chelsea, in questo momento in Italia c'è Fali Ramadani, che è colui che ha portato Maurizio Sarri al Chelsea. Sarri è il primo fan di Gonzalo Higuain, credo che quelle parole possano portare a una nuova trattativa con il Chelsea, che magari non prevede l'arrivo e il ritorno in Italia di Alvaro Morata, destinato a Siviglia, la trattativa è in corso, ma che permette appunto al Milan di alleggerirsi di un ingaggio piuttosto importante, molto importante come quello di Higuain, e puntare su un altro centravanti. Ad esempio proprio Piontek, che può essere un nome che piace molto a mezza Serie A, alla Roma, all'Inter, ma sì, chiaro che se il Milan si muove già per gennaio, a quel punto potrebbe essere una trattativa improvvisa, ma una trattativa importante con un giocatore che ha dimostrato tanto in questi sei mesi e che guadagna molto molto meno di Higuain. Altre considerazioni sul Milan adesso da parte di un grande ex rossonero come Giovanni Galli. Si parte parlando ovviamente di Higuain. Quando arrivi in un club come il Milan e arrivi con le sue credenziali, quello che è stato o dovrebbe essere pagato, con quello che è anche il suo ingaggio, è logico che la dirigenza si aspetta molto da un giocatore del genere. Fino a questo momento probabilmente sia lui, ma io credo che anche derivi tanto dal gioco della squadra, che non è mai stato spumeggiante e che lo ha messo raramente nelle condizioni anche di poter esprimere, no, le sue potenzialità. Però è un Milan che logicamente sta soffrendo per le tante assenze in ruoli fondamentali, e lui è chiamato la dirigenza lo richiama, diciamo, no, a poter essere, a diventare un trascinatore per questa squadra, perché ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Probabilmente al Milan non è piaciuto l'atteggiamento di Higuain, che si è lamentato un po' troppo spesso anche con i compagni, probabilmente non ha saputo gestire neanche le voci di mercato che lo vedono anche probabilmente nel mirino del Chelsea. Sai, non è neanche facile, perché Higuain gioca con i due esterni che sono con i piedi invertiti, no? Cioè Suso, che Mancino, che gioca a destra, e Çalhanoğlu che gioca a sinistra. Ed è logico che cambia assolutamente l'attacco alla porta da parte del centravanti, oppure gli si richiede troppo spesso di venire a collegare i reparti, perciò non è così automatico, ci vuole un po' di tempo. E poi dopo Bonaventura, che era uno dei giocatori importanti in questa squadra, che poteva dare supporto, no, in avanti, è venuto a mancare. Che Sino sta attraversando un gran periodo, Çalhanoğlu doveva essere un altro giocatore e ancora non ha espresso il suo potenziale. È logico, quando ti metti insieme tutte queste cose il gioco di squadra ne risente, e soprattutto chi è che ne risente? Gli attaccanti. Gli attaccanti, se la squadra non gioca, fanno fatica a fare gol. A tuo parere resta un Milan da Champions, questo anche in considerazione del fatto che probabilmente dal mercato arriverà poco, al di là di Paquetà, perché Milan per la sua situazione in questo momento può soltanto acquistare in prestito con diritto di riscatto? No, il Milan dovrebbe soltanto recuperare i suoi infortunati, perché purtroppo è quello che in questo momento sono venuto meno. Insomma, dalla difesa ci sono state 2-3 partite e mancavano 3 giocatori su 4, per cui a centrocampo lo stesso, davanti anche Suso qualche partita è venuto a mancare, e lo stesso Bonaventura. Cioè, credo che se il Milan recupera i suoi titolari può certamente puntare alla Champions. In 10 secondi Raimondo deve soprattutto pensare a puntare a recuperare i giocatori infortunati in Milan più che quelli che possono arrivare dal mercato? Senza alcun dubbio, anche perché dal mercato può arrivare poco. Leonardo è stato chiaro, in questo momento il Milan può acquistare solo in prestito con diritto di riscatto, e con questa formula difficilmente acquisti giocatori che cambiano e spostano gli equilibri. Per chiudere il capitolo dedicato a Higuain, sentiamo adesso anche il parere di Alberto Di Chiara. Mi pare una cosa che è doverosa da parte del massimo dirigente praticamente a livello tecnico del Milan, che è Leonardo, per cercare di richiamare uno degli investimenti maggiori che il Milan ha fatto. Ha puntato molto su lui per cercare di fare il salto di qualità, e purtroppo è entrato in un periodo di crisi, come può per l'amor di Dio succedere. Non è tanto cioè spesso e volentieri anche i grandi giocatori passano questi periodi appunto dei periodi negativi. Leonardo ha fatto bene a cercare di dare una sveglia a un giocatore che deve fare la differenza, ha le possibilità per farlo, deve trovare un certo equilibrio, una certa tranquillità che non era, chiaramente non era trasparita soprattutto dal fatto dallo scontro contro la Juventus, dove è stato espulso, si erano visti dei segnali non positivissimi sotto il profilo caratteriale.
probabilmente perché sta passando un periodo non positivissimo. Speriamo che l'ultimo gol, speriamo naturalmente per il Milan, lo abbia sbloccato in maniera determinante, perché il Milan ha senza dubbio bisogno di un giocatore che faccia la differenza, e al di là dell'investimento economico oneroso credo che sia importante che Leonardo abbia fatto un'uscita di questo genere per cercare di far capire che, insomma, di darsi una svegliata mi pare che è il minimo che possa fare. Scorrono i titoli di coda e noi quindi siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Non mi resta che ringraziare e salutare Raimondo De Magistris. Grazie a te Lorenzo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.